And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. Yeah. Qui su Radio S è arrivato il momento del 3 minuti con chi sarà l'ospite di oggi. Sentiamo. Radio S vi augura buone feste. Siamo con Massimo Ghini alla presentazione di Fifi Natale in Sudafrica. Massimo, dicevi che il film l'hai visto, dunque ti chiederei cosa ne pensi. Beh, insomma, io quest'anno non dovrei esprimermi, no? Nel senso che per me è un po' un'altra prova questo film. Non che le altre continuano ad esserlo, perché vedo sempre che sto sempre tra coloro che sono sospesi nell'atteggiamento generale, però quest'anno in più mi divido, diciamo, più nettamente la responsabilità, perché non sono più in coppia con Christian, che è già di per sé, come dire, un passaporto per il successo, e sono, per l'amor di Dio, insieme a un altro bravissimo comico, però che non entri, quindi, e io mi assumo, diciamo, un po' il ruolo di capogita. Mi voglio definire così. Ho sentito le reazioni del pubblico a questa proiezione che abbiamo fatto e, insomma, ho sentito una bellissima risposta. Adesso non ti nego che sto aspettando poi quella del pubblico in sala, però, insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, ti dico, è un po' difficile, devo lasciarlo agli altri il giudizio, però, insomma, da signore ormai un po' esperto in questo mestiere, mi sembra che il compito è stato fatto con attenzione. Ecco, com'è stato girare in Sudafrica? Perché abbiamo sentito De Sica che, insomma, ha raccontato qualche disavventura che, insomma, non è stato così facile. Ma guarda, come sempre, poi girando con Neri, noi ormai siamo un po' una squadra, no? Ben rodata, quindi c'è anche un po' un piacere di stare insieme. Poi quest'anno veniamo da un'esperienza molto lunga, nel senso che poi abbiamo fatto, in realtà, se parto dall'anno scorso, se penso al film di Natale dell'anno scorso, poi siamo tornati, poi ci siamo rimessi subito a lavorare per fare Amici Miei, abbiamo girato Amici Miei, che è stato molto lungo, finito Amici Miei, una breve pausa e siamo partiti per il Sudafrica, quindi è una squadra che è un anno intero che si sta con molto piacere continuando a frequentare. Quando siamo arrivati in Sudafrica ci siamo trovati in una situazione particolare magari rispetto alle altre location che avevamo avuto, molto più cittadine, no? Molto più chiuse, e qui si trattava anche di, come dire, di realizzare una commedia in campo aperto, che non è mai facilissimo, e questo secondo me è stata un po' la differenza. Abbiamo trovato un clima che non ci ha aiutato almeno inizialmente, perché faceva molto freddo e qualche volta abbiamo avuto anche qualche proprio problemino organizzativo, però, insomma, una situazione che poi, anche vedendo il film, capirete, insomma, ci permette di fare un film completamente diverso agli altri. Avrete una visione molto aperta, molto più ampia, molto ancora di più cinematografica.